Ragazze, ragazzi, eccoci qui all'inizio di una nuova serie, anzi, una nuova saga per così dire. Siamo su StarCraft 2, però è una saga in generale di cui non è che abbia una conoscenza così approfondita, anche perché io di mio il primo StarCraft non l'ho mai né visto né giocato. Giocai anni fa direttamente StarCraft 2 Wings of Liberty, lo giocai tutta la campagna per i fatti miei e stop, diciamo Heart of the Swarm e Legacy of the Void non erano ancora usciti. Giocai solo quello perché fui attirato dal genere, a me gli RTS o comunque gestionali barra RTS sono sempre piaciuti. Anche se negli ultimi anni non ne gioco poi molti, basta vedere sul canale perché alla fine gioco quello che c'è sul canale, che vedete sul canale. Però ogni tanto adesso mi piace tornarci, insomma. E poi boh, in sto periodo così mi è girato, forse sarà stato l'annuncio, il recente annuncio di Age of Empires 4, una saga che io invece conosco molto bene, visto che iniziai con Age of Empires 2 su Windows 98 a giocare agli strategici. E boh, mi è venuta così, ho detto, va, ho voglia di un po' di strategia, giocare di strategia, e ho pensato perché non fare StarCraft. Quindi, ovviamente parlo della campagna, io in generale, anche per quanto riguarda i giochi di strategia, nonostante c'è la cooperativa, multigiocatore, robe così, non mi è mai fregato niente, io, a me è sempre solo interessata la campagna o al limite la modalità schermaglia, cioè io contro il computer. Stop. Non mi interessava altro degli strategici. Adesso partiamo con Wings of Liberty. Allora, prima vi faccio vedere però le opzioni. Grafica, sto giocando in 2K e ovviamente tutto al massimo. Non so, mi ricordo di che anno è questo gioco. Comunque non è proprio recente. L'audio l'avevo già regolato. Sì, ok. Basta, direi che va bene così. Allora, campagna. Ok. Li ho tutte e tre, ovviamente. Anche se non, se non sbaglio, adesso il primo dovrebbe essere free to play. Dovrebbe essere. Comunque, l'avevo, come si può vedere, l'avevo già completato. Wings of Liberty. Adesso lo rigiochiamo insieme. Io farei. Vediamo come si fa qua. Altro, nuova campagna. Ecco, la facciamo però a difficile. Che io l'avevo giocato normale, sì. Ok. Dicono che un uomo non conosca mai se stesso fino in fondo. Finché non viene privato della libertà. Quindi mi chiedo, quanto conosci te stesso? Prigioniero, posizionati sulla pedana. Libertà ha un prezzo.
da combattimento chiusa e sigillata. Porterai la tua prigione con te. Quell'armatura sarà la tua nuova cella. Non commettere errori. La guerra sta per scoppiare. In tutta la sua gloria. E il suo orrore. Signor Findlay. La libertà ti attende. Diavolo, era ora. Ok, un bel filmato, introduzione. Marsara, pianeta periferico spazio del dominio, settore Coprulu, ricolonizzato nel 2502. Passando alle altre notizie del giorno, l'imperatore Arturus Menksk ha tenuto una conferenza stampa per commemorare la fine della cosiddetta guerra dello sciame avvenuta 4 anni fa. La nostra Kate Lockwell si trovava sul posto. Imperatore, la minaccia di una nuova invasione Zerg è ancora molto concreta. Eppure invece di aumentare la flotta, lei ha sperperato trilioni di crediti per dare la caccia a vecchi ribelli come Jean Raynor. Jean Raynor rappresenta un serio pericolo per questo dominio. È un rivoluzionario senza legge né scrupoli, il cui unico scopo è diffondere la paura e il dissenso in tutto il settore. Insieme alla sua accozzaglia di miscredenti, ha apertamente istigato alla ribellione 6 pianeti e rubato tonnellate di armi e di energia. Questo criminale sarà assicurato alla giustizia molto presto. Ride bene chi ride ultimo, figlio di puttana. Aiutante, sono pronte le mie truppe? Le sue forze sono in attesa di ordini, comandante. Le trasferisco i dati tattici. Bene. Era ora di dare un'accelerata a questa rivoluzione. La stazione Backwater è la base delle operazioni del dominio su Marsara. La distruzione dell'autorità del dominio in questa zona minerà le operazioni dell'imperatore Mengsk in tutto il pianeta. Ok, giorno della liberazione, distruggi l'avamposto del dominio. Va bene, avvia. Aggiornami, aiutante. Le forze del dominio hanno stabilito un quartier generale logistico nella città di stazione Backwater. È diventato il fulcro di tutte le operazioni su Marsara. Il dominio ha recentemente inviato delle truppe fuori città e ora le sue forze sono sottodimensionate. I civili sono collaborativi? L'avversione al dominio degli abitanti della stazione Backwater è nota, ma non hanno né armi né organizzazione. Se riesco a strappare a Mengsk quel quartier generale, ci vorrà un po' prima che si rimetta in sesto su Marsara. Prepara la mia nave. Siamo proprio in periferia, visto che c'è solo una base del nemico per tutto il pianeta. Vabbè, immagino che adesso saranno le missioni tutorial, penso. Che però servono. Ok. Molto bene, ragazzi. Mostriamo alla gente del posto che non deve aver paura del dominio. Ok. Allora. Aspetta, distruggi. Tutorial. State distanziati. Tenete gli occhi aperti e copritevi il culo a vicenda. Muoviamoci. Aspetta che provo. Allora, ci si muove praticamente con le frecce. Devo vedere se si può cambiare, perché sono un po' scomodo così. Oppure col mouse, mi sposto così, ok. Vabbè.
Ok, devo andare là. I randagi spaccano. Andiamo. A me tra le tre civiltà mi piacevano gli zerg. Usiamo le maniere forti. Usavo gli... Infatti usavo gli zerg io. Non prendete quella strada. Si può fare. L'obbedienza è vita. Ci sono le scritte in italiano anche in gioco. Vai. Uccidiamolo! Cacca, abbiamo perso un uomo già. Ok, unità eroiche. Ah, che è questo? Fa qualcosa di particolare. Ah, attacco automatico. No, comunque no, non ha abilità. Non sarebbero qui, penso. I randagi spaccano. Comunque. Usiamo le maniere forti. I randagi spaccano. Controllate i vostri vicini. Il dissenso non fa altro che rallentare i nostri progressi. Comandante, distruggere gli ologrammi del dominio aiuterebbe a fomentare la rivolta. Ok. Inizio a stufarmi sul serio di vedere la faccia di Max. Sparategli. È un obiettivo bonus. Distruggi gli ologrammi del dominio. Usiamo le maniere forti. Va bene. Puoi contare su di me. Aspetta. Okay. Usiamo le maniere forti. Ma dove sono tutti? Mens vaffan. Vabbè. Era A. Così. Letale. Ok. Si può fare. Se no faccio così. Puoi contare. Io. I miei vicini. La mia famiglia. Questa storia inizia a non piacermi. Io negli strategici non sono. Si può fare. Non sono bravo a usare le scorciatoie, i tasti scelta rapida. Cioè, io usavo solo il mouse. Una squadra numerosa del dominio si sta radunando nel centro della città. Allora è giunto il momento di occuparci di quella consegna speciale. Oh! Oh. Vai, vai, vai. Ma. Grazie dell'aiuto. Siamo con voi, Raynor. Cioè, non è cambiato niente. Lavorate sodo e siate orgogliosi. Dobbiamo tutti sacrificarci per la gloria del dominio. Sì. Usiamo le maniere. No, aspetta. Ok. Puoi contare su di me. Ah, guarda qua. Ma quello è Ray. Nessun sacrificio è troppo grande per salvaguardare le nostre comunità. Ok. Rimangono tre. Si può fare. Vuoi contare su di me? Ecco, però lui che dice sempre queste frasi, magari a lungo andare può dare un po' fastidio. Devo vedere le opzioni se si può togliere. I randagi spaccano. A vedere di qua. Ah. Contare su di me. Le vostre libertà devono essere protette. Usiamo le maniere. Brutta faccenda. Mancano. Ne mancano. Puoi contare su di me. Due. Usiamo le maniere forti. Si può fare. Finalmente. Ecco gli abitanti. Riceverete tutti da mangiare una volta arrivati al sito di scambio. Mio fratello è partito per le miniere una settimana fa e non è più tornato. C'è uno che sta scappando! Stanno sparando ai civili, muoviamoci! Ma siamo in cinque, non so se... Usiamo le maniere forti. Non so se ce la facciamo, Aspetta, ma... Ah, ok, devo... Magari si può fare. Poco per volta. Adesso vediamo. Ti facciamo così. Dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Madonna. Vai, vai.
Mengsk ha molte cose. Grazie, Reynor. Sapevamo che non ci avresti dimenticato. C'è dell'altra gente bloccata più avanti. Ci penso io. Sì, siamo rimasti in tre. Non so se... I randaggi spaccano. Meno che non arrivano dei rinforzi. Sceriffo Rain, è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Siamo con voi, randaggi. Ah, beh, magari... Ah, beh. La redistribuzione dei... Sta zitto. Si può fare. Usiamo le maniere forti. Andiamo. Questa è una zona riservata. Insubordinati, siete in arresto. Conta su di voi, Rain. Vai. Batti la statua. Usiamo le maniere qua. Dove vanno? Usiamo le maniere. Ok. Non pensavamo di riuscire a combatterli, ma ce la possiamo fare. Adesso avete le armi e le risorse per farlo. Ricordate, Mengs può comandarvi solo se glielo permettete. Ok. Sì, beh, le imprese le avevo già fatte. Ok. Vabbè, continua. Essere l'uomo più ricercato del settore non sei così difficile da trovare. Dovevo vederlo con i miei occhi. Il piccolo Jimmy Raynor, l'eroe del popolo. Tychus Finley. Bella tuta. Meglio essere pronti. Sapevo che ti avevano messo al fresco. Ergastolo. Cos'è? Sei uscito per buona condotta? Esatto, vecchio mio. Ora sono un cittadino modello. E a che cosa devo il piacere? Ho un'amichevole proposta d'affari per te. Sai che cosa ci fanno da queste parti quelli del dominio? Scommetto che stai per dirmelo. Scavano alla ricerca di artefatti alieni. È la nuova mania del tuo amico Mengsk. Ma ho un contatto che pagherebbe una bella cifra per ogni artefatto che noi liberiamo dal dominio. Immagino che non posso rifiutare. Vero, Tychus? Allora siamo soci. 60-40. 70-30. O niente. Sembra di essere ai vecchi tempi. I vecchi tempi. Ok. Missione.
Sì, mi ricordo che poi c'era tipo il laboratorio dove potevi potenziare le cose. No, non era male la campagna. Terminate le missioni. Vabbè, oggetti. Ok. Andiamo. Sara, alle volte penso che sarebbe stato meglio se fossi morta allora. Sì, perché questo mi sa che era accaduto nel primo. Cioè, lei, se non erro, era dispersa, però poi in realtà si scopre essere diventata la regina delle lame, se non erro, che è la regina degli Zerg, praticamente. Sembra roba recente. È opera tua, Jimmy. La gente di questa zona è pronta a ribellarsi a Mengsk. Ha solo bisogno di una spinta. Allora hai ancora a cuore questa rivoluzione. Tutti hanno bisogno di un hobby, Tychos. E che hobby? Ah, è scritto ribelle locale, salva i coloni. Vediamo il notiziario. Vi parla Donny Vermillion, in diretta dallo studio UNN su Coral. Abbiamo una notizia dell'ultima ora per voi. Passiamo la linea alla nostra Kate Lockwell, sul pianeta periferico di Marsara. Kate? Grazie, Donny. Il ribelle Jim Raynor è tornato alla grande. Ha attaccato un deposito del dominio vicino alla stazione Backwater, impadronendosi delle armi e distribuendole alla popolazione locale. Kate, scommetto che la popolazione sarà piuttosto nervosa ad avere un famigerato fuorilegge in zona. A dire il vero, Donny, le persone con cui ho parlato sembravano incoraggiate. Grazie, Kate. L'avete sentito prima da noi. Jim Raynor terrorizza la popolazione di Marsara. Dopo l'interruzione, i vostri figli usano steampunk? Continua a parlare, amico. Ho appena cominciato. Adesso non funziona più, però. Fa niente. Missione Tychus. Scusa la curiosità, ma come hai fatto a uscire? Sono scappato dal mio cryo freezer mentre mi trasferivano a New Folsom. Credo di aver ucciso almeno 10 guardie a mani nude. Certo, questa l'ho già sentita. Però stavolta hai tralasciato la parte in cui cammini sull'acqua e rapisci la figlia del secondino. Non fare il superiore con me, bello. Mentre ero via, ho sentito che eri diventato un vero paladino della libertà. Che ti è successo, Jimmy? Combattere per la verità e la giustizia è troppo pesante per te. Non mi sono ancora arreso, Tychus. E te lo prometto. In un modo o nell'altro, Mengsk la pagherà cara. Missione. Grazie alle sue azioni, ora Marsara è in aperto conflitto con Arturus Mengsk. L'ex galeotto Tychus Findlay ci ha rivelato che il dominio è venuto su Marsara per estrarre dal suolo un artefatto alieno. Recuperando l'artefatto, sferreremmo un ulteriore colpo al dominio. Inoltre, vendendolo al misterioso contatto di Findlay, potremmo ottenere dei fondi. Allora, sono i fuorilegni possessi dell'artefatto Xel'Naga, 45.000 crediti. Ah, il medico sblocchiamo, meno male. Questo vecchio avamposto non mi sembra niente di speciale. Sta all'occhio, figliolo. Gli ingegneri del dominio hanno scavato qui per mesi. Vedi quella gru? Si preparano a trasferire l'artefatto che hanno recuperato. Che mi venga un colpo. Visto? Devi avere un po' più di fiducia, Jimmy. Va bene, è ora di dare una bella svegliata al dominio. Distruggiamo la base e trasciniamo quel gioiellino fuori da qui. Sì, come detto, a me piacevano più gli Zerg che i Terran e i Protoss. Ah, abbiamo proprio la base nostra. Ok. Distruggi la base, allora aspetta. Questo qui raccoglieva, sì. Diciamo così. Ci serviranno molti più Marine per occupare l'avamposto del dominio. Addestrali alla caserma. Mm-hmm. Visto che ci siamo, qualche SCV in più velocizzerà l'estrazione dei minerali. Addestrali al centro di comando. Sì, sì, beh, più o meno le basi credo di ricordarmi, credo. Quindi adesso ne ho tre che non fanno niente.
No, ripara, ma posso costruire. Aspetta, ecco, raffineria. Facciamo. E uno magari lo teniamo libero e costruiamo il deposito. Ah, a proposito, aspetta, menu, fammi salvare. Campagna, sì, va bene, no. Ecco. Meno. Caserma, raffineria, deposito permette di addestrare più unità. Va bene. I depositi si possono abbassare per consentire il transito delle unità. Ah, fammi fare, quant'è? 100, però io posso fare. Ok, così faccio la coda. E mi conviene fare altre caserme, direi. Per fare il medico, cos'è? Modulo tecnologico collegato. Ah, eccolo qui. Facciamolo. Sì, sì, il medico serve. Ok. Facciamo qualche altro. 3. Sì, basta. Cos'è, 50? Ampliamento completato. Perfetto, grazie. 150 da caserma. Ma magari questo qua mettiamolo lì. Magari teniamone 2. No, 2. Sì, 2 a costruire e gli altri a raccogliere. Adesso fammi costruire la caserma. Facciamo un'altra. Vai a dargli una mano. Facciamone un altro. Chi è che vuole prenderli? Mettetevi un po' più avanti voi. Ecco, mettetevi qua. La base è piuttosto vicina. Esercevi pronto? Okay. Ah, ma se, se io mi pare di ricordare, se io mettevo diciamo, ci serve una mano qui. Attenzione. Ok, ok, ha resistito. Adesso facciamo il medico. 50 gas vespene. Facciamo direi un 3 caserme, dai. Secondo me 3 caserme. Vai. Appena abbiamo le risorse. E se no, ma anziché lasciarli lì a anziché lasciarli lì a far niente, mettiamo a. Vai, dottore. Cura gli altri. Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vieni qua. Ampliamento completato. Ok. No, vai a dargli una mano. Ecco il dottore. Ok, adesso facciamo lì. Devo fare un po' di marine. Minerali insufficienti. Sì. Facciamo un altro medico. Ecco. E devo fare altri depositi. Ok. Sì, se mettevo il punto di raduno, ecco, sul minerale andava in automatico a raccoglierlo. Era comodo. Dov'è che fa male? Di lì. SCP pronto. Ok. Voi due andate a raccogliere. Armato e pronto. Modulo tecnologico. Così possiamo fare medici. Facciamo altri. Ok. E un altro medico. Adesso poi bisogna fare altri depositi. Dobbiamo fare. Devo ricordarmi che era difficile. Ampliamento completato. Nei giochi strategici la difficoltà pesava abbastanza. Spero che ne valga la pena. Iniziamo a fare il nostro esercito. Facciamo anche i depositi. Io li faccio però indietro. C'è bisogno di me? Ok.
Sì, lo so che si possono, vediamo. Hop. Hop. Chi è che vuole prenderle? Carino, si possono abbassare. Ok, qui. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Quanti sono? Boh, un po'. Capricoro, in marcia. Ok. Comandante, il dominio sta attaccando la base ribelle a sud-ovest. Bene, così non ci staranno alle costole. Tychus, quella gente ha bisogno del nostro aiuto. Non la lasceremo morire. Ok. Ok, ha resistito bene, devo dire. I depositi li ho fatti, li sto facendo. E adesso vediamo gli obiettivi. Gli obiettivi bonus cerco di soddisfarli, però se non ci riesco. Ah, tu assisti lui, vediamo. Faccio così. Ah no, sì, devo signore. Proprio. Beh. Vabbè, tornatene a raccogliere, va. Armato e pronto. Allora adesso facciamo 2. Okay. Minerali insufficienti. Ok. Adesso quanti sono sti medici? 4. Ne prendo 3. È grave? Dov'è che fa male? Pronta a intervenire? Ok. Ha intenzione. Ecco il dottore. Aspetta un attimo, separiamoli un attimo. Via via via. Tu stai qua. Fornire dettagli, serve una diagnosi. Ok. E ne prendo così. Ti stavo aspettando. Saranno sufficienti? Chi è che vuole prenderle? Facciamo. Spero di sì. Bene, ah, guarda. Prendi. C'è bisogno di me. Ok. Era, vediamo se mi ricordo. Sì, è perfetto. Maiusc 1 e fai un gruppo. Ok, così li selezioni tutti in un attimo. Lasciali un attimo. Qua. Facciamone ancora. Qualche medico ancora. Armato e pronto. Questo qua. Spero deve che farmi ne depositi. Qua. Sì, sì. Non posso costruire qui. Ah, no. Minerali insufficienti. Aspetta. E. Ok. Chi è che vuole prendere? Ok, questi li lasciamo accumulare qui. Noi andiamo con questi. Perché no? Vediamo. E cosa fatta? Ah, qua. Roger. Perfetto. Vai. Sparate. Anche i medici. E scappano. Intesi. Ecco il dottore. Ok. Siete una gioia per gli occhi. Siamo con voi. Diteci dove andare. Benvenuti a bordo, ragazzi. Abbiamo. Sono i ragazzi di Raynor. Aspetta. Aspettando. Ok, ne abbiamo 22 cosa adesso. Fatta? Raccogli. Raynor è il migliore. Garantito. Ok. Spero che ne valga la pena. Il dominio può andare all'inferno. Sicuro, in marcia. Ehi. Garantito. Ok. Questa lasciala lì un attimo. Con piacere. Aspetta, state qua un attimo, ragazzi. Adesso tu vai a depositare. Mi hai spaventato. L'accumulo di risorse, direi che così va più che bene. Fammi fare Marine, ok, qua fammi fare 2 medici, ok. Chi è che e vuole con prenderli? Questi, capito, andiamo di qua. Roger, armato e... sono andati di là. Ricevuto. Cosa c'è? Attenzione, Hellion del dominio in avvicinamento. Vai. Signore. Ok, facciamo proviamo un attacco. Garantito. Dai. C'è bisogno di me? Vai.
Ah, un medico è morto. Sicuro. Due medici morti. E cosa fatta? Ok. Ottimo lavoro con quel bunker, Jimmy. Con i tuoi uomini e la mia abilità faremo grandi cose. Ah, era A più... Ok. Diciamo A... No, così attaccano in automatico mentre si spostano. Vediamo, vediamo. Andando bene. Io direi mandiamo i rinforzi. Ok. Anche così è perché ci sono i medici, per quello. Direi che adesso arriva la massa di gente. Adesso tutti insieme facciamo piazza pulita, eh? Aspetta. Ok, facciamo. Hai intenzione di darmi ordini? No, forma dopo. Aspetta. Ok, distruggete tutto. Vabbè. Ma certo. Beh, ok. Accesso ai comandi della gru. Decodifica dei comandi manuali in corso. Gru sotto controllo. Ottimo. Ora tiriamo su quel coso e togliamo le tende. Bene, molto bene, molto bene. Cos'è? Ah, recupera tutti i bancali e... compie la missione... Ah, i miei 10 minuti, vabbè, che se ne frega. Ok. Ok, eccoci al bar. Spendere i crediti. Reynor ottiene i crediti compiendo le missioni. Una volta ottenuto l'accesso all'armeria potrai spendere i crediti guadagnati in potenziamenti per l'unità. Ma vediamo tutto. Ma e questo cos'è? Ho sentito dire che gli Zerg sono stati inceneriti dai Protoss qualche anno fa. Sono passati 4 anni e stanno ancora trovando delle tane sotterranee nelle terre desolate. Beh, un trofeo del genere varrà una cifra sul mercato nero. Sei pronto per andare a caccia, socio? Non ci penso nemmeno, Tychus. Ho già cacciato abbastanza zerghe per le prossime 2 vite. Ah, quindi gli zerg non sono... di fenomeno, perché la storia non me la ricordo più. Comunque. Una gran gnocca, sì. Questo. Devo ammettere, Jimmy, che sei diventato un combattente eccezionale. Al posto del vecchio Mengsk me la darei a gambe levate. Lo pensi davvero, Tychus? Nah, stavo scherzando. Poi cosa abbiamo? Il teschio. Di un po', Jimmy. Com'era combattere gli Zerg? Tutti i guai in cui ci siamo trovati allora. Tutte le fughe per il rotto della cuffia. Non c'è nulla di minimamente paragonabile a loro, Tychus. Non conosci il vero significato della parola paura finché non ti trovi davanti a migliaia di questi figli di puttana che ti vengono addosso come delle furie.
Eh sì, perché la forza degli Zerg era il numero, per questo mi piacevano anche, vedere la massa di unità che andavano a combattere. Grazie per essere rimasti con noi. Passiamo la linea a Kate Lockwell, con un aggiornamento sulla violenta insurrezione di Jim Raynor. Grazie, Donny. Raynor sta chiaramente ampliando la lista dei propri bersagli. Ha attaccato degli scavi archeologici del Dominio e forse si è impossessato di un pericoloso artefatto alieno. L'imperatore Mengsk ha espresso il suo pensiero su questo tema oggi. Non c'è modo di sapere quale distruzione questi oggetti apparentemente innocui siano in grado di scatenare sui nostri pianeti. Chiunque venga trovato in possesso di tali oggetti sarà perseguito nella misura più severa consentita dalla legge. Guarda il lato positivo della cosa, socio. Sei ricercato in ogni caso. Grazie, Tychus. Sconvolgente, Kate. Immagino che le perdite fra i civili siano state abbondanti a causa delle azioni terroristiche di Raynor. In verità, le uniche vittime civili paiono essere danni collaterali causati dall'eccessivo zelo delle forze dell'ordine del Dom... Grazie, Kate. L'avete sentito prima da noi. Jim Raynor uccide donne e bambini su Marsara. Sì, il conduttore, ovviamente, è pro-dominio. Distintivo. Amico, mi vuoi dire che il magistrato non sapeva che stava nominando sceriffo un criminale incallito? Immagino che ci contasse. Credo che la mia reputazione da duro abbia contribuito a mantenere la situazione tranquilla da queste parti. Per tutto il tempo in cui ho portato quel distintivo, non ho mai dovuto sparare a nessuno. Beh, allora che gusto c'è? Abbiamo iniziato adesso. Allora, Tychus, chi è il tuo misterioso acquirente? A chi consegneremo l'artefatto? Ho una squadra di cervelloni. Si chiama Fondazione Mebius. Mebius? Il gruppo di ricerca? Perché diavolo parlano con te? Sono disperati da quando il tuo amico Mengsk ha dichiarato illegale la compravendita di merci aliene. Jimmy, mi conosci bene. Sono un mecenate delle scienze. Non si direbbe che... Ora che ha recuperato l'artefatto, prima di abbandonare Marsara, deve attendere l'arrivo del trasporto alla stazione Backwater. Il mezzo è in arrivo. Si consiglia cautela. Le forze dell'ordine del dominio potrebbero aver seguito l'artefatto fino alla stazione. Resisti fino all'estrazione, ora zero. Abbiamo il bunker, struttura difensiva in grado di proteggere fino a 4 slot di fanteria. La gittata degli attacchi delle unità all'interno del bunker aumenta di 1. Bunker possono essere riciclati. Vabbè. Un trasporto è in arrivo per prelevarci. Dobbiamo solo tenere duro. Rilassati. Penso che ce lo siamo meritati un po' di riposo. Comandante, rilevo una massiccia concentrazione di segnali biologici Zerg. Stanno atterrando sulla zona di scavo abbandonata. Dovevo aspettarmela. Accidenti a te, Tychus! Amico, te lo giuro, non sapevo niente degli Zerg. A giudicare dalla rotta, raggiungeranno questo punto entro un'ora. Diavolo, dobbiamo resistere fino all'estrazione. Se usiamo i bunker e manteniamo il controllo di quei due punti il più a lungo possibile, forse possiamo farcela. Stavolta si combatte sul serio. Ho ottenuto centinaia di posizioni in vita mia. Non contro gli Zerg, però. Vediamo, insomma. Allora, iniziate a raccogliere. Anzi. Ok. Fammi fare un po'... Ecco. Costruttori qui, loro vanno nel bunker. Che vuole prendere? Ah no, è già a 4 unità, sì, è vero. Spero che ne valga la pena. Qua ne serve un altro. Ti stavo aspettando. Devo fare. Aspetta. Reattore. Consente la creazione contemporanea di 2 unità. Ah. No, facciamo un modulo tecnologico. Ah, qua posso potenziare, aspetta. E facciamo, sì, reattore. SCP
SCP pronto. Uno costruisci. Costruisci anche te. Ampliamento completato. Ok, facciamo SCV a manetta. Ecco. Un attimo qua. Arrivano! Pronti a sparare! Facciamo. Devo fare il medico. Il loro il numero è un bel problema. Ampliamento completato. Cavacca. Aspetta, vediamo se ha resistito, dai. Facciamo. No. Manda qualche SCV a riparare quei bunker. No, un attimo, carissimo. Mi hai spaventato, SCP pronto. Ripara. Tanto paga lei. Sì. Chi paga? Chiunque riceva questo messaggio. Siamo bloccati vicino alla stazione Backwater. Ti serve aiuto. Ma questo? È lì a far niente? Ah, ma se è riparato da solo. Vabbè, facciamo un attimo. Caserma. Facciamo caserma. Caserma. Non posso costruire qui. Caserma su. No, ho sbagliato. Aspetta. SCP pronto. Ok. Ok, aspetta. Qua c'è salve ribelli e non posso adesso. Fammi fare il medico. Minerali insufficienti. Qui ne fa due insieme, molto bene. La base è sotto attacco. Ma no, poverino questo qua. Via. Dottore, mi curi? Porca vacca. Rilevo contatti aerei multipli. Tempo stimato di arrivo. Aspetta, lasciamoli. Adesso. Lasciamo che si. Aspetta. Facciamoli scusate, cose bene, ragazzi. Ecco il dottore. Ma il dottore. Ma no, il dottore è morto. Cavacca. Spero che ne va. È grave? La base è sotto. Vai, vai, curalo. Merdaccia. Ma guarda te. Questa qua era l'idra, mi pare. Aspetta. Facciamo le cose per bene, ragazzi. No, devo fare. Devo assolutamente fare. Chi è che vuole prenderle? No, ma vai giù però. Giù, giù, giù. Aspetta. Adesso dov'è? Mi sa che. No, è qua. Fammi. Un marino è sopravvissuto. Fammi. Torretta lanciamissili. Bunker. Via, via, via. Dobbiamo fare. Uno. Due. Non posso costruire. Tre. Qui. Quattro. Ecco. Qua aspetta. Facciamo reattore e qui facciamo modulo tecnologico. Ecco. Arrivano. Ti stavo aspettando. Guarda te. Mayday, Mayday! Gli Zerg ci hanno chiuso in trappola, hanno scavato tutto intorno a noi. Se potete raggiungerci, aiutateci. Aspetta, non possiamo. Abbiamo altri problemi. Ok, fammi fare qualche medico. Ah, però mi servono depositi. Completato. Minerali insufficienti. Adesso sono sufficienti, aspetta. Vai. Costruisci il deposito. Sono necessari altri depositi. Li stiamo facendo, li stiamo facendo. Ma poi. Porca vacca, vai di qua. Beh. Ok.
dopo fai così. È distrutto. Allora vai qua. Capito. Ok. Fide, tra quelli lì e quelli là è... sicuro, in marcia. Com'è qui? Spero che ne valga la pena. Aspetta. Ecco il dottore. Fammi reattore. Fammi. Minerali insufficienti. Okay. Ok, oh, il dottore, curaci. Parma, hai intenzione. Aspetta. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Chi è che vuole un lavoro? No, di là. Non so se ce la faccio a... infatti, porca vacca. Via, via. Ha intenzione di darmi ordini. Ma no, quanti sono? C'è. Casino. Aiuto. I nostri alleati sono sotto attacco. Oh. Non riesco a difendermi io. Aspetta. Com'è che si... ah no. I nostri alleati sono sotto attacco. Troppe poche risorse. Tanto devo solo resistere, però. Spero che ne valga la pena. Aspetta, che è fermo qua? Mi hai spaventato. Costruiscimi. Go. Ok, e l'altro. Cattiva notizia, se ci vi pronto. Tanto paga lei. Ok. Ti stavo aspettando. Vammi. Facciamo le cose per bene, ragazzi. No, non in più. Armato, chi è che vuole prendere? La base è sotto attacco. Madonna. Hai preso. Chi è che vuole prendere? A fare male. Il signore. Al pelo proprio. Cavolo. Non ha fatto in tempo. Ok. Spero che ne valga la pena. Dentro. Resistete, ragazzi. Il nostro passaggio è in arrivo. Armato e pronto. Stanno facendo qui, no? Perché non ho. Porca vacca, giù. Minerali insufficienti. Fammi a raccogliere. Facciamone. Ancora. Qua. Aspetta, via tu. Dentro. No. Ma mi sa, sono tantissimi. Aspetta. Siamo circondati. Qualcuno ci sente? No. No. Aumentiamo i danni, va? E la corazza, se no. Cioè, guarda. Ci stanno facendo a pezzi. Dobbiamo ritirarci ad alta quota. Sì, ci stanno facendo a pezzi, sì. Ma che roba! Non riesco a essere abbastanza veloce. Sa che abbiamo perso, eh. Sa che abbiamo... non ce la faccio a... dici così? Oh. Però così muoiono tutti, Armato e pronto. Così muoiono tutti e... niente. Abbiamo perso. Cavacca. Allora, dunque, ho riavviato la missione perché poi sì, alla fine ho perso, ovviamente. Adesso ho cambiato un po' strategia, ho fatto i due potenziamenti che erano qua. La base è sotto. Fammi fare il medico. Minerali insufficienti. Madonna. Beh, però diciamo resistiamo abbastanza bene. Insomma. Fammi un bunker qua. Ecco il dottore. Qua ne sono rimasti tre. Via, 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 darmi ordini.
Dottore, dov'è il dottore? I nostri alleati sono sotto attacco. Qui, aspetta. Vada lì. Ok. Adesso proverò a fare una squadra, ma... Ecco il dottore. No. Ah, sì, perché qua non c'è spazio. No. Sì, è vero che ogni cosa si può spostare. Dei Terran. Non tutto è definitivo. Questo qua siamo a posto. Qua che... Spero che ne valga. Ecco il dottore. Ok. Sembra che... Dica. Aspetta, devo fare assolutamente altri marine. Minerali insufficienti. Ok. Madonna. Questo non va bene. Corri prima che si distrugge. Ok. Resistete, ragazzi, il nostro passaggio è in arrivo. Sì, un attimo. È di più devo farne. Armato e pronto. Ma ne un altro. Sicuro. Uno libero qui, deposito. Vabbè. Capito. SCV pronto. Ok. Spero che ne valga la pena. Aspetta, costruiscimi. C'è bisogno di me. Non posso costruire qui. Attenzione. Ci serve supporto immediato. Siamo aspetta, circondati. No, vieni qua. Qualcuno ci sente? Interrompi. Ma no. Si va. Assisti qua. Anche qui, Mizzega. Porca vacca. Spero che ne valga la pena. Mi hai spaventato. Costruisci un bunker. Go. Aio. Ecco il dottore. Ok, adesso. Un attimo, qui continua a fare. Continua a far marine. Dov'è quello là? Ok. Minerali insufficienti. Caraca. La base è sotto attacco. Questa, ok, qui sta riparando. Guarda, sì, tu vai là. Sono necessari altri depositi. Lo stiamo facendo. Ok, allora così. Spero che ne valga la pena. Spero bastino. Andiamo qui. Vai. È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. Aspetta, cos'è? Che ne ho 4 qui? Oh. Ado. Nonostante i medici. I nostri SCV sono sotto attacco. Pensavo che ormai fosse la fine. Tu, torna lì. Ok. Spero che ne valga la pena. Un attimo, non riesco a guardare tutto. Ah, qui sono morti. Porca vacca. Allora vai qua. Garantito. Ci ho provato. Ok. Facciamo le cose per bene, ragazzi. È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. Andiamo, quindi sterminate un po'. E qua. No, qua devo fare. Sono necessari altri depositi. Okay. Giacimento minerario esaurito. Forza. È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. Ok. Tu. Apriamo le tazze. No, che sono necessari. Ma cavolo. Hanno ci fatto. Hanno fatto fuori... Non sapevo si poteva fare. Vabbè. Sono necessari altri depositi. Sì, un attimo, madonna. 10.000 cose da guardare. Sono necessari altri depositi.
deposito. Ecco. Grazie dell'aiuto. Siamo con voi, Reino. Ci abbiamo provato ad aiutarli. Andate qui. Sono necessari altri. Ci serve una mano qui. Tenete duro ancora un altro po'. Presto saremo fuori da qui. Si spera. Ma io li metto comunque in coda. Metto in coda anche questi. Chi è libero? Ah, questo qua. Qui. Stavo aspettando. Ok. Ma che... Sono necessari altri depositi. Qui io farei... No. Capito. Chi sa mai. Aspetta. Qua, spero, mettiamone... Che ne chi è che sta colpendo cosa? Oh. Aspetta. Hai intenzione di darmi ordini? C'è un infiltrato qua. Sono necessari altri depositi. Non posso costruire qui. Ah, boh, a posto. Ok. La base è sotto attacco. Aspetta. Sicuro, in marcia. Mizia. Sono necessari altri depositi. Ah, sta voce nella testa. Ok. Ok. Ripariamo. Altri depositi. Dov'è? Qua. Sono necessari altri depositi. Sarà contento lui. Contenta, anzi. Ok, e qua io farei appena... Ok, adesso facciamo, prendiamo lui. La base è sotto giacimento minerale esaurito. Aspetta. I nostri SCV sono sotto attacco. Niente. È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. Tornate qua. Fantastico. Vai, bunker. Sono necessari altri depositi. Ci hanno lasciato i bunker. Aspetta. La base è sotto armato e pronto. Ok. Ecco il dottore. La base è sotto attacco. Ma che lo ignorano. Aspetta. La base è sotto attacco. Geyser di Vespelli. Ancora un minuto. Comandante, sono Matt Horner. Resistete, la cavalleria sta arrivando. Grazie. Sono comodo, Matt. Non c'è fretta. Qua arrivano. Oddio. Armato e pronto. Un po' di qua, un po'. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Spero che ti manca. È il caso che mandiate a 30 secondi. Perché i medici sono lì? Ci serve una mano qui. Ok. Ci stanno aspettando. Ci serve una mano qui. Aspetta. Che vuole prendermi? Facciamo barriera. Ok. Che casino. È arrivata la cavalleria.
Siete ancora vivi? Lieto di vederti, Mendes. Benvenuto alla festa. Lieto di essere arrivato in tempo, signore. Ora portiamo via i ragazzi. Ok, dovevo... Dovevo potenziare fin da subito i Marine. Infatti prima, la prima volta non l'avevo fatto. Per quello ho perso. Per il rotto della cuffia, Matt. Non l'ho mai fatta aspettare prima d'ora, signore. Questo è vero. Ora portaci via di qui. A tutte le batterie. Concentrare la potenza di fuoco. Attivare i propulsori 2 e 6. Al mio segnale, prepararsi per il salto dimensionale. Adesso. Ma che diavolo succede? Gli Zerg non si vedevano da anni. Perché hanno attaccato Marsara proprio ora? Non è soltanto Marsara. Guardate un po' qui. Ha lanciato un attacco su Basta. Una scia di distruzione in tutti i pianeti della fascia perdite consistenti. Le vittime sono miliardi. Qualche minuto fa gli Zerg hanno attaccato un laboratorio militare del... Santa Madre Misericordiosa. Il nuovo filmato esclusivo conferma che a capo della Sciarle c'è effettivamente la regina delle lampade. Sapevamo che sarebbe tornata, ma che sta cercando? È venuta a finire il lavoro. Mi ricordavo che non era male la storia, ma non pensavo così. Così epica, così male. Cioè. Non possiamo sapere con che cosa ci attaccheranno gli Zerg stavolta. Signore, dobbiamo assicurarci che armi e munizioni siano adeguate. Va bene, parlerò con Swan in armeria. Se lo conosco bene, ha già preparato dei potenziamenti. Scusi se glielo chiedo, signore, ma che cosa ci fa quel galeotto ancora sul mio ponte? Tranquillo, Matt. Tychus è uno dei miei più vecchi amici. È tirato fuori da un brutto casino qualche anno fa. Glielo devo. Beh, il suo amico ha una fedina penale lunga quanto... La mia? Credimi, se Tychus Findlay mi avesse voluto morto, lo sarei già. Intesi, signore. Ok, abbiamo... sì, armeria, ponte, laboratorio, sì, si potevano potenziare le armi, tutto, eccetera. Vediamo, questo è il ponte dell'Hyperion, nuova ammiraglia di Raynor. Utilizza la mappa stellare per selezionare la prossima missione, la postazione dell'archivio missioni per ripetere le missioni e rivedere i filmati. Va bene. Armeria. L'armeria dispone di efficaci potenziamenti per le tue unità. Visita spesso per controllare i nuovi potenziamenti. Ok.